la sintonizzazione fine dell'universo. Da galassie e stelle, fino ad atomi e particelle subatomiche, l'intera struttura del nostro universo è determinata da questi numeri. Queste sono le costanti e le quantità fondamentali dell'universo. Gli scienziati sono giunti alla scioccante conclusione che ciascuno di questi valori è stato tarato con un livello di precisione inconcepibile all'interno di un intervallo infinitesimale che permette la vita. Se anche uno solo di questi valori fosse stato diverso di un soffio, nessun tipo di forma di vita sarebbe mai potuto esistere. Non ci sarebbero state stelle, vita, pianeti, elementi chimici. Consideriamo ad esempio la gravità. La forza di gravità è determinata dalla costante di gravitazione universale. Se questo valore fosse alterato di 1 su 10 elevato alla 60, nessuno di noi esisterebbe. Per comprendere quanto sottile sia questo intervallo che rende possibile la formazione della vita, immagina un quadrante diviso in 10 elevato alla 60. Per farti un'idea di quanti punti ci sarebbero su questo quadrante, paragonalo al numero di cellule di cui è composto il tuo corpo, o al numero di secondi intercorsi dall'origine dell'universo fino ad oggi. Se il valore della costante di gravitazione universale fosse alterato anche solo di un sottile capello, l'universo si sarebbe espanso a dismisura e diradato così rapidamente che le stelle non si sarebbero mai formate e la vita non sarebbe esistita. Oppure sarebbe collassato su se stesso, con lo stesso risultato. Niente stelle, niente pianeti e niente vita. Adesso consideriamo il tasso di espansione dell'universo. Questo è guidato dalla costante cosmologica lambda. Un cambiamento di 1 su 10 elevato alla 120 nel suo valore avrebbe generato un'espansione troppo rapida o troppo lenta dell'universo, distruggendo le condizioni necessarie per la vita. Un altro esempio di sintonizzazione fine. Se la massa e l'energia dell'universo appena nato non fossero state uniformemente distribuite con l'inconcepibile precisione di 1 su 10 elevato alla 10 elevato alla 123, l'universo sarebbe stato inadatto per qualsiasi forma di vita. Il fatto è che il nostro universo permette la vita solo grazie a queste e molte altre costanti indipendenti fra loro, e tutte sintonizzate con inimmaginabile precisione, sulla lama di un rasoio. Dovunque guardino, i fisici trovano esempi di sintonizzazione fine. Sir Martin Rees. Il fatto straordinario è che il valore di questi numeri sembra essere stato regolato così finemente da rendere possibile lo sviluppo della vita. Stephen Hawking. Se qualcuno afferma di non essere sorpreso dalle caratteristiche speciali che l'universo possiede, sta nascondendo la testa nella sabbia. Queste caratteristiche speciali sono sorprendenti e improbabili. David Deutsch. Qual è la miglior spiegazione per questo fenomeno sbalorditivo? Ci sono tre possibili opzioni. La sintonizzazione fine dell'universo può essere attribuita alla necessità fisica, al caso, a un progetto. Quale fra queste opzioni è la più plausibile? Stando alla prima opzione, l'universo deve poter permettere la vita. Il valore preciso di queste costanti e quantità non avrebbe potuto essere diverso. Questo è plausibile? Un universo proibitivo per la vita sarebbe impossibile? Assolutamente no. Non soltanto è possibile, ma è molto più probabile di un universo che permette la vita. Le costanti e le quantità non sono determinate dalle leggi della natura. Non c'è ragione o prova che supporti l'ineluttabilità della sintonizzazione fine. E per quanto riguarda il caso, possibile che siamo stati semplicemente molto, 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 molto fortunati? No. Le probabilità in gioco sono così assurdamente remote da porre la sintonizzazione fine del cosmo ben al di là di ogni possibile coincidenza. Ma nel tentativo di mantenere la causalità in campo, alcuni si sono spinti oltre le scienze sperimentali, optando per un approccio totalmente speculativo, noto con il nome di multiverso. Immaginano un generatore di universi, che sputa fuori tanti universi quante sono le probabilità, così che un universo favorevole alla vita è infine casualmente apparso. Non esiste alcuna evidenza scientifica per l'esistenza di questo multiverso.
non può essere rilevato, osservato, misurato o provato. Inoltre, lo stesso generatore di universi richiederebbe in sé e per sé un livello incommensurabile di sintonizzazione fine. Per di più, piccole zone scarsamente ordinate sono molto più probabili di grandi zone finemente sintonizzate, cosicché l'universo più plausibile, generato dal caso, sarebbe piccolo, abitato da un singolo, semplice osservatore. Ma ciò che noi invece osserviamo è proprio l'ultima cosa che ci aspetteremmo. Un vasto, incredibilmente complesso, finemente sintonizzato universo, abitato da miliardi di osservatori intelligenti. Quindi, anche se il multiverso esistesse, il che è controverso, non spiegherebbe comunque la sintonizzazione fine. Data l'implausibilità della necessità fisica e del caso, la spiegazione migliore per il fatto che l'universo è finemente sintonizzato per la vita può plausibilmente risiedere nel fatto che è stato progettato per questo. Un'interpretazione dei fatti basata sul senso comune suggerisce che un superintelletto abbia giocherellato con la fisica e che non sia il caso di parlare di forze cieche in natura. I numeri che estrapoliamo dai fatti mi appaiono così schiaccianti da porre questa conclusione al di là di ogni dubbio. Fred Hoyle. Per me c'è una prova potente del fatto che è in corso qualcosa, dietro tutto questo. Sembra quasi che qualcuno abbia sintonizzato finemente le costanti naturali per creare l'universo. La traccia di un progetto è schiacciante. Paul Davis. I cieli narrano la gloria di Dio. Il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Giorno dopo giorno ne riversano il racconto. Notte dopo notte ne trasmettono notizia. Salmo 19.